La catena evolutiva inizia qui. La birra trova l'uomo. L'uomo beve la birra. E l'uomo si inizia a interessare delle zone perché bevendo la birra trova le zone più interessanti. E facendosi l'amore procrea. Perché se non ci fosse la birra, l'uomo non esisterebbe né l'uomo né la donna. Bene a tutti, ragazzi, benvenuti su Ometti Mars. Allora, riprendiamo il nostro bellissimo gioco End of Fate 2. Praticamente dovevamo andare fino in cima al Monte Freydis e fare un accordo con gli uomini del nord. Però prima dovevamo ricevere 6 benedizioni, trovandole random così. Cioè praticamente vai a girare, mi fa la benedizione, ti appia la benedizione e vai. E quindi ragazzi, andiamo avanti. Bufera, ecco, proprio 10 di vita, perdo 20 di vita. Perfetto. Con poco preavviso una tempesta di neve arriva dal nord. La neve sbatte contro di te con frammenti di vetro e ma perché vetro? La tempesta, perché dove li piglia frammenti di vetro? E ti impedisce la visuale. È difficoltà trovare una copertura. Ah, cioè io ho già perso 20 di vita. Bene. La scalata diviene insostenibile quando una fortissima bufera spazza la montagna. Cerchi un riparo in una caverna e disperatamente lotti contro un principio di bene di congelamento. La puzza di pesce e di sudore stantio ti avverte la presenza di un orso che si sta svegliando dal letargo. La bestia feroce mostra i denti e tira delle gigantesche zampate. Cioè, se le stacca le zampe me le tira? Non credo, no? Come fa a tirarmi le zampate? 15 di vita. Perfetto, abbiamo perso praticamente 45 di vita. Fuggi dalla caverna salvandoti a malapena dall'attacco selvaggio. Fortunatamente la bufera è finita. Aridangate con Malacalipse. Malacalipse va. Quando c'è un problema, una difficoltà, Malacalipse sparisce. Malacalipse va alla ricerca della legna da arde dicendo: questo ceppo è asciutto abbastanza. Possiamo accamparci qui stanotte. Accendi il folò a qualunque momento tra un incontro e l'altro. Il campo può essere usato per consumare cibo. Io ho 14 di cibo. Direi di sì, perché ne ho perso una fraccata. Come se ti avesse seguito il gentile uomo del nord, un pellegrino in mezzo all'oscurità, sta vaccandosi accanto a te. Il Monte Freydis morde, come al solito, dice con un grande sorriso. Amo il suo bacio rude e il suo braccio freddo pungente. Sarà un'altra bella scalata oggi. Il cibo, che cioè non ti ho un osso di testa confidenza, va bene. Il cibo in vendita è stato aggiornato, gli equipaggiamenti in vendita sono stati aggiornati. Allora, cuciniamo cibo, ne ho 12, mi direi fino a 10. Commercia, vediamo un po'. Ho 5 monete d'oro, ma cosa commercio? Posso vendere qualcosa? Questo mi piacerebbe. Boros della Bufera. Cosa fa? Blocco indebolito, mappa scoperta, elmo. Ma non ho soldi. Vendi equipaggiamento? No. Non posso vendere roba. Anche se questo praticamente, da quello che ho capito, non funziona perché mi mancano praticamente. No, non posso vendere queste. No, non posso vendere queste due cose qua. E vabbè, dai, abbiamo recuperato un po' di cibo, terminiamo scambio, leva tende. Dormi tutta la notte, al mattino fai bagagli e continui la scalata, ok? Quindi andiamo giù, sono curioso di farli tutti però. Fama e infamia. Non volevo, mi scusi. Segui il suono di colpi di martello che ti conduce fino al municipio. All'interno un minuscolo uomo sta in piedi su uno sgabello intento a scalpellare una fila di sculture in marmo.
Impressionante, vero? Sir Malifaux, il catetere, è un grande mecenate. Anche tu potresti esserlo. Perché non commissiona? Ma perché devo commissionare una... 5, commissioniamo, chi se ne frega. Ah, pure, anche qua. Perché mi potrebbe... Chi è? Oh, preciso. Quando ritorni per controllare la scultura, un paio di giovani furfanti ti identificano. Devi proprio pensare di essere meglio di tutti quanti. Dice uno di loro. All'attacco! Urla. L'altro mentre ti scagli addosso delle pietre. Scappi via. La muoci peccandosi. Due ferite guadagni due di fama. Perché? Eccoci che ragazzi. 10. Altro. Ma che cazzo? The mountain is unforgiving. Ah, You will not be the ridangete. first to die upon its peak. Una bufera improvvisa rallenta il tuo percorso sul monte Frevis. Il vento pungente ti perfora la pelle con delle schegge di vetro. Ma io non capisco, ma siamo in cima alla montagna, in mezzo al nulla, e c'è sta bufera con le schegge di vetro. Ma dove lo piglia sto vetro? Che c'ha una vetreria? Ma piglia dei sassi, piglia degli alberi, prendi del terriccio, ma perché i propri vetri? Ok, quindi vabbè, torniamo indietro perché qui praticamente è la fine della missione. Io ho ancora da scoprire tre carte e le voglio scoprire tutte a sto punto. With the Una least of valanga, e notice, ancora. the very lands beneath your feet can slide away. Life is filled with surprises. Ho bufera o neve, si esce di lì. Nel bel mezzo di una bufera in alta montagna intravedi la figura di un uomo. Riesce a malapena a distinguere il suono ovattato della sua voce. Che osa avventurarsi sul terreno sacro della nostra sacerdotessa? Ah, così diretto? E c'è pure tipo un boss? Apri in meno, i predatori si lanciano giù dalle montagne con l'agilità di un Black Beak. Perché mi mette la voce così? Non ha senso. Trovo gente a caso, sepolta, che mi attacca. Se sei sepolto non mi puoi attaccare. Allora, R. Ok, grazie a Malacalypso. Aiuto, morca. Oh, che è sta roba che vola già? Oh, io, aio. FF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 
Aio. Vi levate di lì, eh. C'ho un arco, no? Allora, era abituato al signore degli anelli. Oh, porca maiala. Ma dove vai? Oh, aiuto! Ozzola. F, F, ma muoviti, perché devi prendere tutte. Non sono più abituato, ragazzi. È un po' che non gioco. Ancora. Non è morto quell'altro. Oh, mi dai tempo. Mi dai tempo. C'è un qualcosa da lancio, però. Perché non ho un'arma da lancio? Che fa questo? Che pezzo, le braghe? Vieni qua, vieni. Aio. Mamma mia, che schifo, che combattimento brutto, ragazzi. Non... devo riprenderci un po' la mano. Valanga, ok. Quindi cosa mi dai? Equipaggiamento, uno di due. O l'armatura, o... io direi l'armatura, vai, che non ho niente. Vai. Ancient smiths e te di cibo. 37 di vita. How to handle hunger and resources during battle. Le tue armi cadono creando una frattura sulla superficie nevosa. Sento un tremito mentre la valanga ancora basta, bufere, valanghe, valanghe, bufere, bufere, valanghe, basta.
Prende velocità e avanza a tua direzione. I dadi. Lancia, dai, lanciamo sti dadi. 10. Sì, lancio di nuovo. E tanto li fa uno. Ah no, 8-3 stanno. Quindi ti posti sul lato e serve la langa a travolgere gli alberi. Qualsiasi altra cosa incontri per la strada. Vetri, vetri, sono sicuro. Noti che l'arma del tuo avversario spicca nella neve. Amen, amen, che ti avvicini, vedi l'amen stringere l'apris. Mentre il resto del corpo giace sotterrato nella neve. Recuperi l'arma e va bene, di sotterro, dai. Dato che c'è la scelta lì di Babbo Natale, cioè. Fama? Ma cosa ci faccio con la fama? Forse per l'arma? Affronti il freddo e lo liberi sulle sue tombe di ghiaccio. Poi questa cosa che mi sembra l'avevamo già vista nei gameplay precedenti, questa cosa della valanga, di sotterrarlo. Mi hai salvato, nonostante il fiato ci abbia reso nemici. Perché aveva un fiato importante, quindi insomma mi ero un po' anche incavolato. Di questo te ne sarò grato. Ti prego di accettare la mia benedizione. La fama, ma io devo prendere Divina Provvidenza. Vedete i dadi? Quindi ho preso benedizione o fama, perché la fama non mi serve la benedizione. Non hanno capito niente questi. Posso avanzare senza che mi accada niente? Ah, mi riaccampo a sto punto. Cucino cibo, perché ho veramente 3 grammi di vita, ragazzi. E lasciamo 7. Soldi non ne ho perché sono stato furbo, magari un po' di cibo me lo potevo comprare con 5, anche se avevo 5. Attraverso il Washwam. Oh. I've been disappointed. The filth, the shame, the horrors dwell in the minds of men, not in the monsters in the darkness. La sola taverna di Westwell nel rasoio arrugginito. Deve fare dei piatti molto buoni il rasoio arrugginito. È un porto sicuro tra i pericoli che si annidano negli angoli più sperduti dell'impero. L'oste è seduto fuori dal suo locale con uno sguardo sconfitto e rassegnato. Al tuo arrivo si alza di scatto e fa un sorriso a 32 denti. Finalmente qualcuno della gilda che viene qui. Quei soldati dell'impero mi hanno quasi rovinato. Prima che tu possa dissentire, il proprietario apre le porte del saloon e ti spinge dentro. Ah, ecco. Ne pensavo mi volesse offrire qualcosa da mangiare, invece mi ha offerto su un piatto d'argento la mia testa. Perfetto. All'interno vedi un gruppetto di soldati dell'impero che si godono una birra veloce prima di fare il proprio dovere. L'oste rinvigorito salta sul tavolo e inizia a urlare più forte di tutti. Voi pigri disertori ubriaconi avete chiuso la gilda degli assistenti, ha mandato lo scagnozzo qui e ora dovete tornare alle vostre postazioni. Dovete difendere questo villaggio. Uno dei soldati alza in piedi barcollando leggermente. Abbiamo 3 giorni prima della fine del nostro turno e il ritorno alla civiltà. Quindi non lo converteremo a meno che non ci minaccino di togliersi la birra, perché la birra è la cosa più importante di questo mondo. Senza birra l'uomo non esisterebbe. Perché la catena evolutiva inizia qui. La birra trova l'uomo, l'uomo beve la birra e l'uomo si inizia a interessare delle donne perché bevendo la birra trova le donne più interessanti e facendosi l'amore procrea. Perché se non ci fosse la birra l'uomo non esisterebbe né l'uomo né la donna. Tutti lanciano un urlo sbattendo i vocali di birra ovunque, giustamente, perché dopo una spiegazione del genere anche io, insomma, sarei quasi dalla loro parte. L'oste gira verso te. Allora cosa farai? Ah sì, ma che corrompo che non c'ho una lira.
E minaccio. Suggerisce con calma che i soldati tornino in servizio e dovranno fare i conti con il loro guaritore. Ecco, te pareva. E non ne becco manco qua. Ecco, forse l'ho seguita. Questa! L'ho seguita stavolta, eh. Ho barato. Un soldato spunta a terra ai tuoi piedi, ma si gira e va via. Gli altri soldati si raccolgono dietro di lui. Quindi non combatto? Ah, non ho combattuto? Strano. Bufera. Ancora, ma... Mortacci vostri e delle bufere, basta, ma che riposta è questa? Ma quante bufere ci sono? E frammenti di vetro. Bufere e frammenti di vetro. Io apro una vetreria, perché a sto punto con tutti sto frammenti di vetro ci apro un negozio, scusa. Dai, la copertura, sì, le carte, dai, un'altra porta. Che to. E va, guardalo. Poi muoio a sto punto. Sparami. Facciamo prima, no? Sì, insostenibile, ta-ta-ta-ta-ta-ta, arriva la gente, nella bufera di neve con vetri, arriva la gente. Altra volta, mortacci vostri. Ma cioè, è stressante sto gioco, basta! Poi arrivo con la bufera, perché deve, se c'è una bufera di neve non c'è nessuno, sono l'unico pirla che sta in una bufera di neve, no, arrivano questi nella bufera di neve. Che fa questo? Spara? Berserker. Con la rabbia è determinata a distruggere. Colmo di rabbia è determinata a distruggere. Armi possibili del Berserker contengono ghiaccio che rallenta i movimenti e gli attacchi nemici. Bene. Malacalypse, aiuto. Aiuto, io ho paura. Ammazziamo. No, ma perché contro l'albero? Ma girati, porca. Ammazziamo questi che sono più. Meglio. Povero Malacalizia, Malacalizia è già andato, eh? Malacalizia, un attimino. Ah no, 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 muoviti, muoviti! Oh, R, dov'è la R? Non... Maledetta tastiera. Dai, ma l'ho evitato! E anche la F, oltretutto, dov'è la F? Chi è? Ragazzi, con la tastiera sto gioco che è alquanto drammatico. Lascialo sta all'albero! Aio! Aio, R, R, R. Sto pigiando tasti a caso, fortunatamente ho beccato la R. Non ce la farò mai, 8 di vita. E quella là chi è? Ah no, è una calypso. Se ne spuntassi dei nuovi. Dai che è morto. Che bucio de fortuna. No, 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 no. Stai lì, stai lì, stai calmo. Ma dai, m'ho evitato. M'ho evitato il colpo. Come hai fatto a pigliarmi se lo evito? Stavo rotolando via. Ma sì, però dai, non puoi rompere così le balle. Su. Every failure in combat can be balanced by success on the table. Vabbè, la monetina dammela via. Per aver ripulito la soglia giù. Ma se mi hanno ammazzato, come ho fatto a ripulirlo? Gentile custode della locanda. La sacerdotessa. Quindi. Ah, ricomincio? Ma non ci credo, ma come ricomincio? Ma no, ma basta. Ma per favore. Devo ricominciare da capo. Ma non ci credo. Va bene ragazzi, io a questo punto direi di concludere qui. Ragazzi, capita anche di crepare, voglio dire. Poi insomma sono di bufere, ma mi hanno veramente martoriato. Bufere, valanghe, bufere, valanghe, bufere, valanghe. A un certo punto. Poi mi manda a combattimento così. E crepo, è per forza. Allora ragazzi, io comunque direi di concludere qui. A questo punto faremo, divideremo la sacerdotessa in quattro parti, perché a questo punto ce la ricomincio da capo. Ma va bene. Io comunque spero ragazzi siete divertiti. Come sempre lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Quindi ragazzi ci vediamo alla prossima. Grazie per la compagnia e
Ah, alla prossima, avevo già detto, lo dico, alla prossima, ciao belli!